Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi vi propongo come fare in casa la pancetta arrotolata. Facile facile, così come lo faceva la nonna. È un video completo, iniziando dalla salatura fino alla stagionatura. Iniziamo subito con la salatura. Metto in bacinella la mia carne, ovvero la mia pancetta. Ed aggiungo ogni chilo di carne 35 g di sale grosso. Vado a cospargere il sale ovunque, in tutte le fessure della carne. E lascio riposare 4 giorni al fresco. Il giorno dopo ecco come si presenta la nostra pancetta, a liquido in eccesso che vado a togliere. E massaggio di nuovo la carne. Questo lo faccio per tutti e 4 i giorni, ovvero riprendo la carne, tolgo il liquido e vado a massaggiare con il suo sale. Al 4° giorno ecco come si presenta la nostra pancetta. Spolvero il sale ancora su essa. Rimetto in bacinella e vado a lavare la carne con il vino bianco. Se non avete il vino, va bene anche l'aceto. Faccio attenzione di lavare accuratamente la carne, così da eliminare tutto il sale. In un tavoliere di legno metto uno strofinaccio in cotone. Strizzo la mia carne e la vado a posare sopra. Con un secondo panno da cucina, sempre in cotone, vado ad asciugare la carne accuratamente. Quando la carne è ben asciutta, vado a toglierla dallo strofinaccio umido e la poso direttamente sul tavoliere di legno. Passiamo alla seconda fase, l'aromatizzazione. Adesso vado ad aromatizzare la mia pancetta usando il pepe nero e lo cospargo ovunque, nelle fessure della carne, ovunque, ripeto. È molto importante questo processo perché il pepe è un conservante naturale. Poi con un po' di peperoncino macinato. Pochissimo, ne verso molto molto poco. Giro la pancetta e cospargo solo il pepe nero. Per 2 kg di pancetta vi servirà circa 50 g di pepe nero e 20 g di peperoncino macinato. Terza fase, preparazione per l'essiccazione. Taglio a misura la rete per insaccati ed avvolgo un tubo improvvisato. Io ho usato un tubo nuovo da scarico, tagliato a misura. Mi sono dovuta improvvisare. Con uno spago chiudo le estremità.
prendo un foglio secco per insaccati, arrotolo la mia pancetta stretta, molto stretta, senza lasciare aria. E la vado ad avvolgere nel foglio per insaccati. La inserisco nella rete che avevo preparato prima. E vado a chiudere l'altra estremità. E faccio un nodo sopra per appendere. Adesso la mia pancetta è pronta per essere stagionata. Quarta fase, stagionatura. Per la stagionatura io uso appendere la mia pancetta in un luogo fresco e buio. E lascio stagionare per circa 3 mesi. Tastando di tanto in tanto se è dura. Dopo circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi, la pancetta è completamente dura, quindi è pronta per essere gustata. Ed ecco la pancetta della nonna. Che profumo, che buona, deliziosissima ed è molto molto facile da fare in casa. In un prossimo video vi farò vedere anche come conservarla. Grazie amici per aver ricordato il video. Ciao, alla prossima!